svolta nelle indagini per la morte di Teodoro Lasci ieri all'Aquila, con l'accusa di omicidio preterintenzionale con annessa rapina pluriaggravata. La Polizia di Stato dell'Aquila, grazie alle indagini della squadra mobile diretta dal vicequestore Roberta Cicchetti, hanno fermato questa mattina i due presunti autori con l'ausilio delle volanti dirette dal commissario Giovanni Salvatori. I due responsabili del gravissimo evento criminoso, sottoposti a fermo di polizia dalla mobile, hanno entrambi precedenti per reati contro il patrimonio inerenti la droga. Ieri sera intorno alle 17 in piazza Bariscianello hanno incontrato la vittima, un uomo originario del Piemonte. Tre, dopo aver rimboccato insieme via Fortebraccio, hanno scatenato una violenta discussione poi sfociata nell'aggressione fatale. Mentre uno degli autori raccoglieva un sasso poi non utilizzato, l'altro improvvisamente colpiva la vittima, prima con un violento calcio al fianco sinistro e poi con un violentissimo pugno al volto che ne provocava la caduta, lasciandolo immediatamente esanime. Non contenti, hanno avuto anche il tempo di frugare nelle tasche della vittima per rubare il contenuto. Siamo in grado di proporvi l'intervista a caldo realizzata davvero pochi istanti fa al questore dell'Aquila, Enrico De Simone. Vediamo. Risolto a tempo record, è un buon risultato. Sì, al di là del buon risultato, a noi interessa dare segnali di rassicurazione alla cittadinanza, perché il fatto che si è verificato ieri è un fatto di particolare gravità, soprattutto per la sensibilità sul tema della sicurezza che hanno gli aquilani. Un omicidio in pieno centro, peraltro per motivi che noi stiamo ancora cercando di ricostruire, non è una cosa usuale.